Ragazzi, allora, primo giorno andato. Quasi. Poi a casa Vira quasi andato e stiamo andando già a riprendere Ale. Cioè, praticamente poi ho fatto una specie di riunione alla scuola media, quindi non mi sono resa conto proprio che è già finito tutto. Poi a casa vi racconto con calma, però adesso stiamo per prendere Ale, che così vi facciamo dire da lei si nota bene. Le sue prime impressioni. E poi niente, andiamo a prendere Fede dopo il suo primo giorno di media. Che mocchione! Amore, com'è andata? Bene? Bene, ti sei divertita? Allora, l'hai ritrovata le tue amiche? Vabbè, dai, sei stata bene, ti sei divertita. Ah, che bell'arietto. Andiamo a prendere Fede. E ci manca altro. Ma chi? Tommy. Ragazzi, la mia piccola studente. Io non ho fatto vedere questa crocetta a maestra Angela. Ah, l'hai detto? No, ti sei dimenticata domani. Ma cosa? La frangetta, maestra Angela. Domani gliela fai vedere. Non ci avrà pensato. Non ci ha fatto caso, perché tu sei sempre bella. E quindi... Mamma, c'è una per giocare. Voglio giocare. E vai. Ah, non, qua non ci sono i giochini. Allora, un'idea. Giochiamo a nascondino. Ma dobbiamo andare a prendere Fede, abbiamo 5 minuti. Dai. Dai, no. Due passetti al parco. Abbiamo ancora un quarto d'ora prima che esce, quindi questo parco è bellissimo. Bubi, dove sei? È sparita, si nasconde. Dove sarà mai? Ma chi lo sa? Niente, non la trovo. Non la trovo proprio. Si è nascosta troppo bene questa bimba. Dove sarà? Ragazze, buongiorno. Allora, secondo giorno di scuola. Ieri poi non ho vloggato granché, ma perché è stata una giornata devastante, era il primo giorno, tanta emozione. Poi comunque abbiamo fatto, come vi ho accennato, questa sorta di riunione con gli insegnanti, i professori della nuova scuola media di Federico, quindi comunque un'ora e mezza più o meno l'abbiamo persa. A farci, insomma, ci hanno fatto proprio, ci siamo divisi Federico la sua nuova classe in un'aula e noi genitori della stessa classe, la stessa sezione, in un'altra, dove ci hanno spiegato tutto il programma scolastico, come funziona, si sono presentati i professori e devo dirvi la verità, ho gradito molto perché comunque li ho conosciuti, mi sono piaciuti tutti, vi dico la verità. Poi ovviamente queste cose si vedono nel corso dell'anno, però per ora, insomma, il mio feedback iniziale è molto positivo. Poi vediamo, insomma, comunque anche Fede è molto entusiasta e molto sereno, quindi se è sereno lui, sono serena anche io. E niente, adesso a breve ci faranno avere tutta la lista del materiale di cancelleria da comprare e insomma, piano piano si fa tutto. Niente, questo è quanto. Io dove sono? Sono appollaiata qua, che aspetto un attimo che arriva Sara, che ci siamo sentite stamattina e niente, mi ha proposto colazione insieme, mi ha chiesto se la passavo a prendere e tanto è vicinissimo e quindi sono passata un attimino a prenderla e me la porto via. Anche perché, ragazze, questi primi giorni fanno orario super ridotto entrambi. Per fortuna riesco a gestirli perché hanno messo un margine, specialmente la scuola di Alessandra. Hanno messo un margine
dove io appunto ho mezz'ora di scarto e quindi riesco a portare prima uno poi l'altro e voilà. Quindi insomma stiamo un po' insieme così fino alle 11 e un quarto giù di lì, poi 11 e mezza vado a prendere Ale e mezzogiorno vado a prendere Fede. Quindi questa prima settimana è così. Penso che già dalla prossima Fede faccio orario normale, devo un attimino rileggermi gli orari. E Alessandra invece per 2 settimane fa questo orario qua e poi partirà col tempo pieno e basta. Quindi insomma sono molto contenta, ci tenevo a darvi questa mia impressions iniziale e sono contenta. Stamattina ho trovato più difficile delle altre volte alzarmi, non lo so, ieri sarà che era l'emozione del primo giorno, oggi ho già accusato il colpo, ragazzi, devo riprendere proprio un nuovo orario, una nuova abitudine di andare a letto un po' prima, perché altrimenti non, non ne usciamo, ragazzi. Io sono abituata a montarmi i video la sera, ma questa cosa la devo cambiare, quindi devo approfittare del fatto che ho molto vantaggio, molto, non più tanto, però che ho un po' di vantaggio con i video e quindi cercare di montarmi il pomeriggio, quando Ale dorme, specie ora che a questo orario ridotto dormirà a casa, insomma ne approfitterò. E poi quando andrà a scuola e farà tempo pieno ne devo approfittare mentre a scuola il pomeriggio, perché la sera io devo andarmene a letto massimo alle 11, perché se no la sveglia alle 6, stamattina l'ho spenta, contate che l'ho messa a 6 e un quarto, 6 e 20, 6 e mezza, e l'ho spenta tutte e tre le volte, mi sono svegliata, per fortuna l'ammetto che si ripete, che continua a suonare, e quindi mi sono svegliata tipo alle 6:40, cioè io le odio queste cose, io quando suono la prima volta mi devo alzare, ma niente, quando sono troppo stanca non ce la faccio, comunque. Mai fatto un ritardo con i bambini a scuola, questo è l'importante, però la si vive male perché comunque stai lì, no, con l'angoscia, oddio che ora è, poi anche dicono proprio che fa male questa cosa, ve lo dico anche a voi, l'avevo letto proprio scientificamente provato, che fa male spegnere la sveglia e riaddormentarsi per quei pochissimi minuti per poi risvegliarsi, quello fa malissimo. Quindi consigliano di piuttosto essere un po' più riposati, ma svegliarsi con la prima sveglia e non riaddormentarsi più, perché è proprio il cervello che non ce la fa. C'è proprio un video, se lo trovo ve lo metto in descrizione, era molto interessante, se lo trovo ve lo metto, forse era un TikTok, comunque l'ho visto da qualche parte ed era molto interessante. Poi ho portato anche a Sara, perché sinceramente ragazze io non la uso, cioè io preferisco fare un regalo a un'amica piuttosto che tenermi 300 cose lì che non utilizzo. Questa qua era una collaborazione che avevo avuto forse 1 o 2 anni fa, non mi ricordo, di questa spazzola che mi era piaciuta un sacco. Essendo che Sara è molto pucciosa, a parer mio, molto da anime, manga, cartoni, eccetera, quando ho visto queste zampette, poi ha anche i cani, lei non ha gatti, questo è un gatto, però la trovo di un design veramente, veramente carino, guardate che bella, ed è una spazzola lisciante praticamente, quindi visto che lei, ho pensato anche ai capelli corti, perché se io li faccio con questa finisco nell'anno prossimo. Lei ha i capelli corti, quindi li passa qui, secondo me lei si troverà benissimo, comunque gliela regalo volentieri perché poi è davvero una buona amica che per me c'è sempre, ci conosciamo da poco, ci siamo di conoscerci da sempre, spero che davvero anche questo braccialetto che ci siamo regalate sia un portafortuna, per chi non fosse aggiornato, ci siamo regalate questo braccialetto che abbiamo preso in gioielleria con il gancettino amica, non so se ce lo siamo regalate al nostro primo appuntamento da sole, continuiamo a pensare che sia di buon auspicio, ecco, perché ci troviamo veramente bene insieme, chiacchieriamo bene, veramente ci sembra di conoscerci da anni, infatti in tante mi avete detto che bella amicizia, da quanti anni vi conoscete? In realtà no, in realtà è qualche mese, quindi però ci troviamo bene a uscire in quattro, quindi in coppie, ci troviamo bene io e lei da sole, quindi insomma sono molto molto contenta davvero, quindi
gliela regalo la spazzola lisciante molto molto volentieri. Poi ripeto, tanto non la uso per tenerla lì, mi fa davvero piacere darla a lei, è nuova, mai usata, l'ho usata una volta per fare il video. Poi l'ho usata un altro paio di volte, giusto così, quando avevo i capelli un po' più corti l'anno scorso, e ora mi ci va. Ho poi preso la bellissima e quindi niente. Comunque ora sento i suoi audio perché non arriva e vedo cosa è successo. Grazie. Vero che pucciosissima. Poi tu lo dicevo anche a loro, tu hai i cani, vabbè qua c'è un gatto. Però guarda che figa, perché basta che ti spazio tu che li hai in più corti. Sì, bello, e si allisciano subito. In meno. No, non avevo registrato. Cucciola! Oddio, ho perso le chiavi. Cucciola, dolcezza del mio cuore. Corazon! Già prima, mentre non c'eri, dicevo, no? Gli faccio... Madonna, ma come l'ho messa sta terra stamattina? Ero rincorso. Sembro nera, non, dicevo appunto, per tenerla lì non la uso, non riesco a darla a lei che è tanto carina. Grazie. È la mia amica, e lei ci sempre, tutti i giorni, e se lo merita. Oh. Potrei piangere. Ragazzi, allora siamo passati un attimino da Eurospin e vi faccio vedere giusto qualcosina, perché il pane era già finito, quindi ho ripreso il pane fresco. Poi ho preso delle tagliatelle, queste qua. Ho preso, in realtà ero andata per i succhi, però alla fine questi qua che sono piaciuti un sacco anche ai bimbi, le ho riprese. Pan brioche spappolato, ne ho preso due confezioni perché piacciono un sacco, specie a me, questo è un grosso problema. Poi ho preso un po' di succhi di frutta, sempre per la scuola. Poi ho preso i sacchetti per il bagno, questi ve li consiglio, sono super profumati. No, dov'è? Qua, Shoppi si chiamano, li trovate da sempre da Eurospin. Poi ho preso i generici, questi azzurri, piacciono perché hanno la maniglia. Poi ho preso i digestive perché poi prossimamente voglio fare la cheesecake. Poi ho preso anche un po' di tè freddo, insomma ho preso cose sia per merenda a casa, scuola eccetera. Tè freddo alla pesca, aspetta amore, no, adesso mangiamo. Tè freddo al limone, questo di me. Poi Fede ha preso questi qua sempre per le merende, per cambiare un pochino. Poi ho preso un dentifricio per me, Riccardo e Fede, perché anche lui usa già quello per i grandi. Poi carne per Nala, perché Aaron per il momento sta a dieta e sta andando molto meglio, il collare quasi non lo indossa più. Poi pizza, ho preso una cosa al volo perché si è fatto tardi, alla fine sono le 2. Pizza bianca, pizza rossa, insomma adesso vedo cosa abbiamo voglia. Poi una nutellina da tenere sempre per così, per variare un po' merende con yogurt, cose così. Questi sempre Fede li ha voluti, sono tipo muesli, cioccolato, cioccolato al latte, penso che anche ad Ale piaceranno. Yummy. Poi un altro di pacco di pane di scorta, che tanto, mamma mia, si è proprio spappolato bene, perché Ale quello grosso non lo mangia, quindi almeno quello a fette. E poi c'è l'altro pan brioche. E ovviamente, non vuoi prenderlo un altro sacchetto, Roby, che te lo sei scordato come al solito a casa? Ma certo, prendiamo un nuovo sacchetto di Eurospin. Lasciamo perdere. E niente, quindi questo è quanto, mo sistemo e mangiamo perché ho famissima. Abbiamo famissima. Ragazzi, allora, prima tappa del cartolaio. Allora, vi faccio vedere cosa ho iniziato a prendere, che hanno chiesto i professori per Fede nelle medie, poi per Ale vedremo fine settimana, andiamo poi, vado poi con Ricky sabato, domenica, adesso vediamo.
Comunque, tempere, queste qua, colori basic, perché probabilmente devono imparare a fare il mix dei colori. Ci sono passata come grafico, quindi sto bene. Poi ho preso questo set qua che gli hanno richiesto con goniometro, righellino e squadretta. Questi qua, li ho preso questi che sono anche flessibili e quindi si possono mettere anche più facilmente nell'astuccio, insomma si vanno a rovinare meno. Poi ho preso album, questi qua che hanno richiesto, sia liscio che ruvido, sotto su tutti e due a 4. Poi ricambi, questi qua per i quaderni ad anelli. I quaderni ad anelli ne ha, quindi sinceramente non li ho ricomprati. E ho preso i ricambi dei fogli, sia a righe, li ho presi, sono tutti rinforzati. Questa cartolaia si rifiuta proprio di acquistare, mi ha detto quelli non rinforzati perché tanto si rompono subito, specie i ragazzi comunque delle medie. E quindi sono tutti rinforzati qua dove ci sono i buchi, e appunto anche a quadretti. Se vanno bene, faccio chiedere per sicurezza agli insegnanti, perché hanno detto con i bordi o senza bordi è indifferente, però per sicurezza io ne ho preso solo uno per tipo, faccio verificare e in caso gliene prendo ancora perché comunque sono pochi. Poi invece in questa bustina qua ci sono tornata veramente indietro negli anni, i fogli protocollo, mamma mia quanti ricordi, le verifiche, solo a quadretti li hanno richiesti e quindi per ora li ho presi solo a quadretti. Poi matite 12, nuove da prendere, nuove sempre richieste dagli insegnanti, la cartellina richiesta dagli insegnanti e mi sa basta per ora. Questa è la prima tranche che hanno chiesto e hanno già detto che arriverà un secondo round, manca, mi pare anche avevano accennato il pentagramma, quello di musica e altri quaderni, insomma, quindi devo poi tornarci, però per ora, per quello che hanno chiesto per questa settimana, almeno siamo a posto, abbiamo preso tutto e niente, questo è quanto. Adesso vado a preparare cena e ci vediamo dopo. Non hai ancora fatto la tua domanda, vuoi farla adesso? L'unica domanda che vorrei fare è sulle palline fatte con l'azoto, penso che siano queste.